di Reggio Calabria per far partire il nostro cronometro ed è iniziata la gara. Ma pronta la battuta di Condemi, se dovrebbe battere Curcio secondo me col mancino a uscire, perché è dotato di una buona qualità balistica, non che Condemi sia da meno. Invece batte Curcio, eccolo qua, attenzione, la palla deviata, Aghero di testa viene anticipato da Denisi, ancora la palla in alto, la recupera Panetta, si destreggia bene, si gira, non c'è fallo, si gira bene Panetta, si prepara al tiro a giro, attenzione, la palla rimbalza. E questo spesso può favorire sicuramente. Va via Condemi, trattenuto, c'è la regola su Catania che mette una palla, attenzione, non ci arriva, Espanò realizza il gol. E qui c'è stata una dormita un pochettino della difesa, ma c'è stata una grande giocata anche di Condemi che ha servito Spanò, ha resistito al fallo di Murdega che non è riuscito neanche a trattenerlo. L'arbitro Idone ha dato la norma del vantaggio. Panetta cerca l'1-2 con Sbrascini, palla per Parafioriti, limite dell'aria, prova il tiro a giro, rigore! Attenzione, tiro di Parafioriti e colpisce con un braccio Denisi. Mi sembra che ci siano poche proteste. Aghero, eccolo inquadrato Ianni, Aghero pronto alla battuta, fischia il signor Idone, parte Aghero, intuisce, Ianni ha intuito ma ha tirato bene Aghero e l'ardore ritorna sulla parità. Pronto alla battuta. Va Luciano addirittura in porta e colpisce la traversa, traversa di Mimmo Luciano. Con Ianni battuto che non ci arriva, va alla cross Parafioriti, mette dentro, la palla viene rimpallata, Mazzone pronto alla pronto cross. Zellarayan, palla lunga, Luciano, ancora Luciano di testa prolunga, palla che arriva al tiro al volo, attenzione! È pronto con il suo sinistro Curcio, anche qui linea alta dell'ardore. Palla centrale per l'inserimento di Catania che cerca di sorprendere. Vediamo adesso quanto assegnerà, perché molto probabilmente dopo i due minuti, tre minuti dedicati al cooling break ci sarà la segnalazione del recupero, vediamo. Anzi no, proprio in questo istante al 48esimo e 13 secondi il signor Idone di Reggio Calabria sancisce la fine del primo tempo. L'ardore dalla sinistra alla destra in tenuta a scacchi bianco amaranto. È iniziata. Murdega prolunga l'angata. Attenzione! E qui si protesta, vedremo dal replay. Sembra ci sia stata una trattenuta in quel replay. De Fazio, altro pallone in campo. Adesso forse c'è un po' di ostruzionismo, Arthur tocca di testa, la palla è anticipata da Amendola per Rodriguez, apre per De Fazio, siamo veramente agli sgoccioli, De Fazio mette al centro di testa e para Fraga. Era quindi Può darsi che ci tentino, tanto non credo che manchi molto. Palla proprio su Nucera sul secondo palo, però intuisce tutto De Fazio. Arriva veloce sulla palla Zellarayan che ottiene, anzi no, l'ultimo tocco è suo, quindi rimessa per la Vigor. Dovremmo essere proprio in conclusione, 96 di gioco, infatti il signor Idone di Reggio Calabria sancisce la fine dell'incontro, esultano i giocatori dell'Ardore, applausi anche dalla tribuna, senz'altro un pareggio importante quello portato a casa dall'Ardore contro una corazzata come la Vigor.